Nella provincia varesina, alle pendici del monte Campo dei Fiori, sorge un incantevole borgo che per la bellezza del territorio che lo circonda assume sembianze fiabesche. Coquio Trevisago. Il comune di Coquio è situato sulla strada statale Varese-Laveno e nella frazione di Caldana con la strada provinciale che collega Coquio alla Valcuvia. Per quanto riguarda le attività che vengono svolte nel comune di Coquio, ricordiamo il centro commerciale che è sorto ormai da quasi 20 anni, è uno dei primi centri commerciali sorto nella zona e che ancora adesso funziona molto bene. Ci sono poi come attività lavorative alcuni piccoli artigiani, soprattutto di minuterie metalliche, che in genere sono al servizio di una ditta della zona molto grossa che fa stampaggi metallici, stampaggi attrezzi metallici. Nel comune di Coquio esistono inoltre molte attività artigianali, piccole o medie, che dimostrano l'ingegno e la capacità imprenditoriale dei nostri concittadini. Tra questi ricordiamo una ditta che produce impianti a illuminazione solare e che è nota a livello europeo. La piccola cittadina, partendo dalle sue radici salde e radicate nell'autonomia delle singole frazioni che lo compongono, si è mossa verso una comune meta che ha condotto alla nascita di un paese dal forte senso di comunità, appartenenza e unione. Il comune di Coquio Trevisago è sorto dall'unione di due diversi comuni nel 1927, tanto è vero che l'anno scorso si è celebrato l'80° anniversario, e cioè il comune di Coquio e il comune di Trevisago. Storicamente il comune di Coquio è così chiamato, secondo alcune interpretazioni, per il fatto che essendo un luogo nel Cinquecento adibito al vettovagliamento delle truppe, i signori del luogo erano stati esentati dal pagamento delle tasse. Infatti, dal latino comes comentium, coco, deriva appunto il nome di Coquio. In questo caso, nella frazione di Coquio Sant'Andrea, venivano posizionate le truppe. Dal punto di vista invece a Caldana, che è un'altra frazione del comune di Coquio, c'erano le cucine e a Cerro venivano tagliate le piante per appunto cuocere le vivande. A Carnisio c'erano i depositi della carne secca. Questo per quanto riguarda Coquio. Invece Trevisago deriva dal latino tres vie vias agere, perché è un luogo dove si intersecavano tre importanti strade che portavano a Milano, al Canton Ticino e verso l'Aveno. Le bellezze naturali che circondano alcuni luoghi del comune sono custodite all'interno del parco Campo dei Fiori,
in cui un suggestivo paesaggio boschivo offre itinerari meravigliosi che conducono verso cime dai panorami spettacolari. La naturale bellezza dei luoghi si fonde con le splendide architetture modellate dal tempo, simboli di fede degli abitanti di questo paese. Nella frazione di Coquio sorge la chiesa di Santa Maria della Purificazione, emblema del passato e delle origini medievali del paesello, che preserva al suo interno un bellissimo altare con la statua di Gesù Bambino che indossa vesti regali. Lasciamo la deliziosa parrocchia. Percorrendo le vie del borgo, incontriamo angoli di particolare suggestione. La chiesa parrocchiale di Sant'Andrea ha acquisito nei secoli la bellezza architettonica attuale,